fischietto in bocca per il direttore di gara, e si inizia adesso, primo possesso, proprio dalla ferita, completamente solo fatica la può gestire. Bello pallone per Guidi che si gira, va alla conclusione! Pallone che sfiora il palo! Come sempre, il numero 21, Amati, andrà a uscire. Pallone sul secondo palo, arriva fatica di testa! Ed è subito 1-0! L'ha sbloccata subito la Fiorita, col gol del numero 4, fatica! Dopo neanche 10 minuti, la sblocca la squadra di Manfredini. Sale Nigretti sulla destra, prova a scambiare con Scardoni. Bene qui Grandoni che gliela porta via. Poi serve Niang che vola via la barretta. Vola Niang verso l'aria. Entra in area Niang. Fa il numero 19, prova la conclusione. Ma la schiaccia troppo. Andiamo a Fiorita, non c'è nessuno squalificato per quest'oggi. Intanto la battuta con Zeniga allunga, poi Badalassi. Non c'è arrivato né lui né Barretta. Sono arrivati in due. Col pallone, attenzione, sbagliato, erroraccio, Niangla ne approfitta, arriva in aria e segna il gol del 2-0. Errore clamoroso della difesa del Trepenne. Proprio il numero 19 Lombardi, vede e trova Giovagnoli. No, sarebbe il numero 23, si appoggia Davanghi. Pallone per Fieri, che riesce a girarsi sul Zampano, va sul fondo, mette nel mezzo il colpo di testa di Scarponi che prima tocca il palo e poi entra in porta e allora cambia subito il risultato. Segna anche il Trepenne che riapre subito il discorso. Pallone per Amati, nuovamente ad allargare per Grandoni che fa il velo, perfetto per Virgilio, c'è il fallo ma la lascia continuare Villa. Pallone al limite per Salvini che se la sistema il tiro. Migretti, pallone in aria da Pieri che mette il fisico, la tiene lì Pieri, viene messo giù, poi si gira in qualche modo, gran lavoro di Pieri, Badalassi prima di tutti! Deviazione fenomenale di fatica, se non ho visto male, intervento clamoroso del numero 4 che salva un gol già fatto. Di Badalassi, secondo me se dorme invece volesse il pallone o addosso o sulla corsa, alla fine stacca, hanno sprecato tutto, qui esco bene Badalassi e Pieri, il tiro di Pieri, la parata super di Vivan che risponde presente. Nuovamente Virgilio, c'è Grandoni abbastanza libero sulla sinistra, bello il pallone tra le linee proprio di Virgilio per Semprini, 1-2 con Guidi, ancora Semprini in aria, si gira Semprini il tiro, la chiusura di Nigretti, poi l'intervento, attenzione, il tiro di Guidi, ci sono le proteste. Prova l'1-2 Scarponi con Nigretti, non riesce, ma è ancora la rimessa per il Trepenne. Il pallone nel mezzo. Provata la girata, Badalassi. È pronto sempre Giovagnoli. La battuta, pallone ancora lungo. Mazzotti in qualche modo, poi Badalassi. Aveva cercato il gol dell'anno. Lancio ad allargare per Vandi. Giovagnoli di prima per Badalassi che in qualche modo l'aggancia. L'allarga poi per Pieri che può puntare Mazzotti. Torna nel mezzo proprio per Vandi. Il tocco di testa, Badalassi la allunga ancora Vandi nel mezzo. C'è il tocco proprio di Nigretti che la butta dentro a porta vuota, la ripresa al Trepenne, è 2-2 per la squadra di Ceci. Perde Grandoni sul pressing di Scarponi, attenzione perché arriva la punizione, già battuta proprio da Scarponi, la spizzata di Pieri, pallone che sfiora il palo, aveva tutto il campo aperto, numero 95. Avesse stoppato il pallone, davvero poteva rendersi pericoloso. Qui da lontanissimo Amati ha provato il missile da 30 metri. Solo la traversa, detto di no, il capitano della ferita. Piccolo correzione, qui attenzione, il cross nel mezzo, quello che passa Mugdei. Era arrivato in qualche modo sul secondo palo, non era facile, è arrivato in scivolata, in tuffo, il numero 22. Badalassi, Niang, Amati, Guidi, Pieri hanno segnato tutti e due gol negli ultimi 5 scontri diretti. Intanto il cross con fatica che ancora una volta si era reso protagonista e pericolosissimo di testa. Migali ha risposto presente. La Fiorita che ora continua ad attaccare. Un altro calcio d'angolo, ancora Amati. Il cross nel mezzo, attenzione! Il tocco di mano nettissimo di Gasperoni. Si è visto da qua. Ma Gasperoni si lamenta di una spinta. Ce
dopo il fallo di mano di Gasperoni, proprio il nuovo entrato insieme a Cecchetti, ricordiamo che appunto era anche diffidato, fortunato non è stato ammonito. Parte Guidi, l'aveva intuita Migani, ma non ha potuto fare niente. È 3-2 dalla ferita, la ribaltata di nuovo la squadra di Manfredini. Le lunghezze, non varia la distanza. Attenzione, perché adesso qui Vitaiola la recupera e vuole provare a chiuderla per i suoi. Va il numero 7, pallone per Niang, al limite, Niang d'esterno. Poi Amati la svirgola, ma riesce comunque ad allungare in avanti. Bandi sfortunato sul rimpallo. Allora Rinaldi, c'è Niang con solo, l'ho visto, lo serve, Niang va, Niang, Migani, in qualche modo ha allungato il braccio destro e ha chiuso la porta. Solo sul secondo palo, due volte anticipato, qui il cross, l'anticipo ancora. Arriva il triplice fischio, non c'è la possibilità di un altro calcio d'angolo per il trepenne. È finita la partita, ha vinto la Fiorita 3-2.